è la prova che il presidente ha avuto l'intenzione di aprire, come dire, un canale di democrazia in questo paese, che il governo non ha fatto e continua, insomma, a non dare segnali in questo senso. Anche a Capodanno alcuni protagonisti del movimento studentesco trovano il tempo per vedersi all'università e commentare la firma del presidente Napolitano alla legge di riforma, ma anche la lettera al governo sui punti del testo da rivedere. C'è anche un problema, ovvero la presunta incostituzionalità di questa norma, dove la Lega ha inserito un ragionamento su base etnico, su base di diciamo provenienza, e questa è veramente una cosa grave, una cosa incredibile. Dopo 2 anni contro questo DDL Gelmini, senza nessun tipo di risposta, senza nessun tipo di riconoscimento, per noi questo è un risultato. Adesso il movimento studentesco che fa? Sicuramente continueremo le mobilitazioni, perché ora il tema è ritirare la riforma, farla ritirare al governo, farla ritirare a un governo che con la sua azione da Mirafiori all'università disegna una vera e propria macelleria sociale: meno diritti per gli studenti, meno diritto allo studio, anzi quasi per niente, meno diritti sindacali. L'idea che abbiamo noi del futuro di questo paese è un'idea radicalmente differente.